strana, perché noi possiamo parlare del complesso, della valle, decisamente triste, per non usare altri termini, ad essere anche noi un'eccellenza, a tendere a rifiuti zero. E immaginatevi che dal punto di vista del turismo essere la prima regione a rifiuti zero. Solo per questo motivo penso che avremmo incrementeremo il nostro l'argomento turismo per un turismo di qualità, poi attento. E forse non dovremmo più porci il problema di fare il referendum per chiamare Courmayeur Mont Blanc Courmayeur, perché uno è un nome conosciuto e l'altro no, perché verrebbero veramente da tutto il mondo. E quindi appunto abbiamo cercato di coinvolgere quella che era la nostra possibilità, nessuno di noi era amministratore, e abbiamo fatto questo convegno. Dal convegno è scaturito questo libro, che è la ricetta da applicare alla Valtrosa. E prima adesso diceva che sono andati in Svezia per vedere centro europeo, e gli amministratori locali sono andati in Norvegia per vedere come funzionano lì gli inceneritori, e tornare dicendo che lì funzionano molto bene. E quindi ripeto, dopo un po' mi viene un po' di scoramento, perché ci abbiamo veramente provato in tutti i modi, ma l'amministrazione attuale è sorda, non è interessata, e anche se i programmi sono pieni di rispetto del referendum, c'è cioè addirittura chi ci ha riso proprio in faccia sull'utopia del trattamento a freddo, che adesso l'ha scritto nel programma, trattamento a freddo, con un volta faccia totale nel giro di 2 mesi, visto che vale a dire adesso parlare di rifiuti fa odiarsi valle, allora tutti a parlare di rifiuti. Io non credo che, non credo, sono assolutamente convinta che la maggioranza uscente non abbia nessuna intenzione di dar vita al progetto che stava alla base del referendum. Noi cittadini valdostani abbiamo scritto una legge, e questa legge va rispettata, il modo per farla c'è, e appunto tutte le persone, gli esperti che sono stati citati prima, sono stati tutti ospiti in un modo o nell'altro alla commissione speciale prima del referendum, hanno scritto la commissione, la pubblica, la visibile via streaming, e i lavori sono stati esplicitati in un documento. Il 26 di maggio dobbiamo far cambiare l'amministrazione regionale, perché se vogliamo una valle diversa, è una valle che con i rifiuti zero diventi l'eccellenza in Italia, dobbiamo dare fiducia a chi a chi ci crede, a chi ci ha creduto dall'inizio. Quindi 26 maggio vi invito a votare la lista. Sì, grazie. Vita di una comunità. E
Io volevo attrarre la vostra attenzione, spostare la vostra attenzione su come ci vengono presentate le cose. Noi abbiamo sentito che una corretta gestione dei rifiuti porta a risparmi. Se voi parlate con gli esperti della regione, vi diranno che fare il porta a porta è costoso, che costa molti soldi e quindi non si può fare. A Salve volevano fare il porta a porta, ma la comunità montana, cioè tutti gli altri comuni che sono nella comunità montana di Salve, hanno detto no, perché noi dovremmo pagare di più per un vantaggio, una raccolta fatta da Salve. La Valle d'Aosta ha 9 subalto, vuol dire che una regione di 120.000, 130.000 abitanti ha 9 entità territoriali che si occupano di rifiuti. Sono 8 comunità montane e il comune di Aosta. È una follia. Ognuna di queste autorità d'ambito ha un suo consiglio di amministrazione, ha dei suoi tecnici, ha degli esperti che vengono pagati, ha dei grafici che studiano la comunicazione con la popolazione, ha un sistema diverso di raccolta dei rifiuti, ha delle tariffe diverse. Per cui succede che secondo la comunità montana a cui si appartiene si pagano delle cifre diverse. In altri posti le comunità montane, cioè gli ATO, coincidono con le province. Non si capisce perché in Valle d'Aosta devono essere 9, costano moltissimo, non sono coordinati tra di loro, noi paghiamo un mucchio di soldi per avere un risultato veramente scadente. Quindi è vero che se si parte con questi presupposti non si riuscirà mai a raggiungere dei risultati buoni. Bisogna avere la volontà di affrontare i problemi, ridurre i costi della politica, questi sono i costi della politica, cioè il fatto di creare burocrazia inutile, creare enti inutili. Basta un atto dove che deve essere gestito dalla regione e che gestisce tutti i rifiuti della Valle d'Aosta in modo autonomo, tutti i cittadini hanno le stesse regole, tutti i cittadini pagano le stesse tariffe. Non è pensabile che le tariffe varino per uno stesso servizio. E bisogna pensare a fare porta a porta in tutti i comuni del Fondovalle e nei principali comuni delle valli laterali e lasciare il Moloch soltanto nei posti dove c'è una grossa dispersione abitativa, fare assolutamente la raccolta dell'umido che da noi non viene fatta con ostinazione. Veramente, non si capisce perché non si può fare. E noi continuiamo a portare l'umido nella discarica del Missoni, che è l'emblema del fallimento della gestione dei rifiuti della Valle d'Aosta. E tutte queste cose fanno pensare o che sono davvero degli incapaci, oppure che sono in malafede. Perché non vogliamo risolvere il problema dei rifiuti? Io me lo sono domandato diverse volte. Adesso la regione fa di tutto, l'amministrazione attuale della regione fa di tutto per non fare una corretta gestione dei rifiuti. E io ritengo che vogliano portarci all'emergenza, perché l'emergenza consente di gestire con discrezionalità i denari pubblici. Questo è uno scandalo gravissimo, gravissimo. I cittadini valdostani hanno votato, hanno fatto una legge, la legge va rispettata, la legge va rispettata. Questi signori devono applicare la legge e risolvere il problema che è facilmente risolvibile della gestione dei rifiuti in Valle d'Aosta. Non è possibile che noi siamo fermi al 46%, non è possibile, non è accettabile, siamo fuori legge, dobbiamo metterci in regola con la legge. Allora, tutto questo per dirvi che ci vuole la volontà politica. Per la buona amministrazione ci vuole volontà politica. Sono rimasto impressionato, ho visto un filmato
del sindaco, era allora assessore al territorio del comune di Ponte degli Alpi, che ha detto: noi non volevamo fare qualcosa di buono per la nostra popolazione, noi volevamo fare la cosa migliore che fosse possibile fare. Questo deve essere l'obiettivo di chi amministra una comunità. Mi è piaciuto molto il fatto di dire che gli amministratori non devono limitarsi a gestire il presente, i loro affari, devono guardare al futuro e devono dare speranza alla comunità che amministrano. Ecco, quello che manca, a mio avviso, è una visione del futuro. Quindi noi ci vogliamo impegnare per poter dare alla nostra regione questa visione del futuro. Io credo che la politica sia servizio e con questo spirito noi ci intendiamo lavorare. Grazie. Cioè, noi oggi abbiamo sentito dall'assessore
professore Ciacci, diceva guardate che i cassonetti sono superati, no? C'è stato un presidente di comunità montana, non è un segreto, lo posso dire perché gli atti sono pubblici, erano tutti trasmessi da Valdini, che si è vantato che con i cassonetti lui sta facendo molto bene e che anzi l'idea di aver rimesso i cassonetti stradali alla Quill ha veramente dato la alla ripresa della sua, diciamo, della raccolta differenziata. Non a caso la Valdini la peggiò raccolta differenziata della Valdini. Però neanche l'amministratore ha la percezione di quello che sta facendo. Oppure casi anche virtuosi, come la Fiorconveni, che stanno facendo davvero dei miracoli, che arrivano oltre il 50%, ma non raccogliendo l'umido, è evidente che basterebbe la raccolta dell'umido per dire che queste comunità sono già in regola, sono, tra virgolette, virtuosi all'eccesso. Vuole dire che questi amministratori stanno facendo il massimo, ma stanno facendo una cosa che non importerà mai, perché è sbagliata, come ho spiegato prima. Cioè, francamente, stiamo facendo degli sforzi. Nessun comune spenderebbe mai per fare le porta a porta, come a Aosta, che si vanta di farlo, senza fare la raccolta dell'umido, perché la prima cosa che si differenzia è l'umido, per cui noi spendiamo anche tanti soldi facendo una cosa stupida, cioè raccogliamo la differenziata della carta, che è una cosa che dà meno fastidio in casa e che non puzza, non crea problemi, facciamo porta a porta della carta. Quindi facciamo delle cose anche un po' stupide per dire guardate che abbiamo un 42% di raccolta differenziata, ci siamo vantati su tutti i telegiornali di essere cresciuti del 2%, quando avete sentito che qui si può crescere 10, 20, 30% se si fanno le scelte giuste nel giro di 3, 6 mesi, un anno. Quindi davvero questa amministrazione, quello che stiamo spiegando, non è il nostro un furore ideologico, non siamo gli ambientalisti lanciati contro il palazzo regionale, siamo delle persone semplici, di buon senso, alcune che indipendenti all'interno di questa lista PD, sinistra, VDA, quindi non ideologicamente marcate, che dicono ma la proviamo ad amministrare meglio questa regione, dateci questa chance cittadini, noi ci vogliamo provare e lo vogliamo fare insieme a voi, come diceva bene prima l'assessore, si parla con i cittadini, si fanno insieme le cose, si fanno lavorare i cittadini sui progetti, non abbiamo la presunzione di dire votate noi, poi per 5 anni non vi vogliamo neanche più sentire, perché siamo eletti, votiamo, decidiamo noi. È esattamente l'opposto, il nostro modello è, vi torneremo, vi vogliamo sentire, quando ci mandate una petizione, non ci mettiamo a ridere, non la incestiniamo, vogliamo ascoltare quello che ci dicono i cittadini per 5 anni, cioè costruire anche un modello di democrazia amministrativa che in questi anni si è andato affievolendo, ma ripeto, non perché non ci siano casi anche di amministratori più virtuosi in Valle d'Aosta, non vorrei dire, la generalizzazione non mi piace, ma perché sicuramente il potere centrale incarnato dall'attuale presidenza sta portando a deragliare il sistema regionale. Ma allora scusa, se la comunità montana del Gran Convent è virtuosa, se il responsabile o chi per esso, io non so chi è, decide e dice signori, dobbiamo raccogliere l'umido, chi è che glielo decide? Cioè, il meccanismo perverso qual è? La domanda è perfetta, però se non c'è un centro regionale di trattamento dell'umido. E io, della comunità montana, glielo porto. Allora, hanno provato un comune virtuosissimo, ha detto, voglio provare a gestire l'umido con delle compostiere elettromeccaniche. Siamo andati a finire dentro una burocrazia, una richiesta di atti normativi. La semplice compostiera elettromeccanica che è stata autorizzata in Valle d'Aosta per le mesi, quindi non si possono non fare alcune cose, però a livello di gruppi di abitanti è stata considerata con la stessa procedura delle norme pirogassificatore. Il comune ha palesemente dichiarato che non ha tecnici in grado di compilare la documentazione necessaria per mettere in funzione questa compostiera. Allora,
e quindi bisogna cambiare il governo regionale, procedere attraverso delle autorizzazioni semplificate, che in questo momento gli enti non vogliono rilasciare queste autorizzazioni semplificate, e costruire il centro di trattamento dell'umido a livello regionale e consentire questa cosa qui da subito. Dal 26 di maggio si può iniziare questo percorso. Questo è quello che... A Brissoia c'è da un punto tremendo. Ti portiamo l'umido, ma punto per punto rimane lì. Qualcosa deve succedere, perché tanto quelli non li sblocchi. Perché 260 miliardi di pirogassificatori non possono passare via così. Parliamoci chiaro. E abbiamo soffiato sotto mare, ma non ci vedo neanche per un attimo io. Quelli te li fanno girare dall'altra parte, ti mettono qualche altra cosa. Allora prendi l'umido e lo porti là. Finito. E voglio vedere prima o poi l'umido con l'umido, se non alzano il culo, ci andate a aprirlo. Basta con le carte, basta con le guine. Sta dentro la presa così, scossa bene, bene, bene. Ma il 26 si può fare, il 26 si può fare, ma là dentro c'è una greca che non finisce più, perché lì fa uno un favore con l'altro, mica ti vengono a dire, anche se è un'idea buona non lo facciamo, perché poi quello ti dice, guarda che nel cassetto c'è quella cosa che tu hai fatto l'altra volta, e lì li casti la seconda volta, tutti zitti, allora prendiamo l'umido e lo portiamo là, io sono faccio a fare l'umido, lo faccio a cazzo, la bustina gliela può portare, la portiamo tutti. Facciamo la firma martedì, mercoledì, il giorno che scegliamo, andiamo là e la portiamo. Cos'è questa? Voi venite là con le telecamere, poi di capanno, venite, dite, guardate che la faccio da oggi, i cittadini portano da solo il lumino là. Perché questo nessuno gliela viene a prendere. E noi ce lo portiamo, prendiamo un po' di soldi, ma rovinati per rovinati, ci sono quello, no? Io lo farei. Dove? Io ero assessore al comune, io sono suo vice, tra parenti, e non ho motivato tra lavori pubblici. Comunque, a mo' di battuta non è battuta. Lorenza era stata la nostra collega, lei lo so meglio, che siamo tutti battuti in questa amministrazione, nella passata, per l'umido e tutto quello che volete. E mi sta anche bene. Poi il problema è che volevo rispondere al signore, che però giustamente ha risposto l'altro signore, dice non sto a fare nome perché non chiedete. Noi il nostro problema non è comunale, è la comunità montana. Perché io mi ricordo molto bene, quando noi siamo entrati nella comunità, abbiamo cambiato la comunità montana, eravamo un comune, eravamo il 38% di differenziati. Siamo andati di là con loro, loro erano giù al 25%, bassi di noi. Noi siamo calati, noi siamo entrati come comunità montana e abbiamo guardato tutte le conseguenze. Questo è uno. Seconda cosa, c'è un altro grande problema. Io lo vedo tutti i giorni, perché io faccio il cantoniere e sono ben contento di farlo, lavoro nelle zone alte. Voi non sapete, siete testimoni voi, quante volte ho detto che a Ville Sorsara c'è gente da scesa lì e porta su le immondizie e non ce le fa neanche differenziate. Molte volte qui sopra, da metto io, grandi cassonetti, ne parlo prima con la mia collega che parla vicino a me, andavo al ponte, fortuna che ho la regione che mi passa i guanti, andavo là con i miei bidoni, perché io da quando mi sono sposato una francese, casa mia si fa la differenziata da 28 anni e anche l'umido lo faccio, non è un bagno. Sono contento di averla sposata anche per questo. Fortunato. È vero. La signora non si sta comunque, quante volte mi sono presentato davanti ai bidoni, la gente che viene e butta tutto insieme, quando noi avevamo in tre qualità di bidoni, bidoni nel verde, anche i sacchetti, le bottiglie di plastica, buttate lì dentro, porco cane, costa poco alzare l'altro bidone bianco e buttarlo lì dentro. Ho fatto qualcosa di lì, ma la gente non è tutta, che? Puntini, puntini, te ne frega? Cosa devo dire a questa legge? Se noi facciamo per il nostro comune, sono garante, e te lo posso garantire, facciamo di tutto per fare questa differenza. Ma se la gente è maleducata, passa con le macchine, tutta tutte le macchine. Ancora oggi succede questo. Ma no, è vero. Per carità, volevo solo dirvi questo. Non ho vita che si è battaglia per questo. Non si mette lo fanno oggi a casa mia. No, ma per la macchina. Io abito a Serenzano. L'educazione della gente in
innanzitutto, è lì che mi battaglio io. Però facciamo una differenza, dobbiamo farla tutti, ma educare la gente, cambiare la mentalità, non ci riusciamo. Mi rispondono male, c'è un maleducato. Ma quando partimmo da Porta a Porta c'erano delle zone con la cassonetto e come il servizio del cassonetto, cioè vedete, chi aveva il cassonetto magari di fronte a casa o vicino a casa lo usava anche se voleva il servizio Porta a Porta, diciamo. Questo, diciamo, fa parte, purtroppo, diciamo, c'è sempre, comunque, per la mia percentuale di cittadini che sfrutta questa possibilità. Poi che è successo? Che man mano che la cosa si è fermata, l'abbiamo fatto tutto il comune, i comuni di Mito Fiacchi si sono convinti che questa era la scelta migliore, quindi tutti hanno fatto la solita scelta, e solo uno, che è il capoluogo, con Luca, era convinta che il metodo migliore fosse il cassonetto, poi è cambiata l'amministrazione, è andato al centro-sinistra, anche lì da un anno stanno estendendo tutto il comune di Luca, quindi si parla di 100.000 abitanti, di Porta a Porta, quindi nell'arco di un'ancora avremo un comprensorio di tutti i comuni limitrofi intorno a 200.000 abitanti, tutti col Porta a Porta. Dicevo all'inizio, appunto, quando noi facevamo tutto il comune di Mitro, magari che aveva ancora il cassonetto, era un po' oggetto di questo stesso fenomeno di abbandono, se non di qualcuno che ci mandava, ma poi anche lui passava da Porta a Porta, quindi stava lì, non è che faceva 5 km per seguire il primo cassonettone, si adeguava e quindi poi lui si adeguava, quindi man mano che poi i cassonetti sono spariti, anche chi era quello sensibile, il primo passava i cassonetti, il primo vito poi la smessa si adeguava, anche lui, quindi man mano che poi si consolida questa esperienza, si convincono anche i veri. Io guardo che parlo.